Sergio Ruggeri, innanzitutto ti chiedo un parere sulla situazione che sta attraversando l'Italia ed il mondo intero, un momento difficile che può essere superato parlando in termini calcistici, solamente lavorando in gruppo. Beh, il mio parere che sta attraversando sia l'Italia che nel mondo in questo momento è davvero un parere difficile da dire e da capire, perché non ci saremmo mai aspettati che potessimo arrivare in una situazione del genere. E in questo momento mi viene da dire che il mio pensiero va alle persone che sono morte, ai loro familiari che non hanno potuto dare almeno un ultimo abbraccio, un sostegno, un qualcosa. E questa veramente mi fa piangere davvero il cuore, vi dico la sincera verità. Poi, normale, come dici tu, in termini calcistici, come bisogna risolvere questa situazione di gruppo? E per me bisogna seguire tutte le normative che il governo in questo momento ci sta dando, e poi bisogna affrontarlo in termini calcistici, sì, di gruppo, nel senso che bisogna avere una sola squadra, in questo momento l'Italia. Come la nazionale di calcio che quando affronta i mondiali siamo tutti uniti, abbracciati, e in questo momento l'unico modo per attraversare questo brutto periodo è questo qua. Come trascorri le tue giornate? Oltre agli allenamenti che proseguono, ora hai molto più tempo da dedicare alla tua famiglia. Purtroppo stare in casa chiusi non è bello, tra virgolette, nel senso che comunque posso trascorrere più tempo con mia moglie, con mia figlia, che da qualche tempo l'avevo un po', no, tralasciata, però per causa di forza maggiore, per forza così. Questo momento le sto trascorrendo con lei, la mattina disegniamo, cantiamo, balliamo, pomeriggio oltre ad allenarmi un po', perché comunque il prof sta mandando a tutti sul gruppo della squadra dei lavori da fare, purtroppo. Siamo un po' limitati perché io che vivo in un appartamento ho solo un balcone di 10 metri, quindi non posso fare altro. Però cerchiamo di fare il meglio possibile in modo tale che se un domani, a breve, dovremo riprendere, siamo tra virgolette pronti. Secondo te è possibile tornare nuovamente in campo e riprendere da dove ci si è fermati? Beh, tornare nuovamente in campo in questo momento mi sembra un lontano ricordo, anche perché la situazione ancora non riesce a venirne fuori. Io mi auguro che possiamo tornare in campo al più presto possibile, ciò vuol dire che sia finito tutto, perché a me in questo momento mi sembra di vivere in un film, perché sinceramente stare chiusi in casa con tutte queste normative, gente che muore, e mi sembra veramente di vedere, di vivere in un film, quindi per me è una cosa irreale. Quindi non vedo l'ora di tornare in campo, perché vorrà dire che tutta questa situazione di questo coronavirus maledetto sia finito. Da capitano del Vasto Girardi, 34 punti realizzati ed obiettivo ad un passo. Più volte è stato ripetuto che si tratta di un sogno per il piccolo comune altomolisano che è riuscito a dire almeno fino ad ora la sua nel raggruppamento F di quarta serie. Siamo stati un po' la Cenerentola di questo campionato. A dire la verità, all'inizio, se avessimo messo una firma per arrivare a questo punto, a 8 partite dal campionato, ci avrei messo la firma, sì. Però, a dirla tutta, per come ci siamo allenati, per come prepariamo le partite, le abbiamo preparate e quant'altro, c'è anche un po' di rammarico, anzi, potevamo fare qualcosina in più. Però come primo anno, come prima situazione in un campionato del genere, siamo contenti. Guardando un po' a quello che è stato, qual è la gara che ricordi con più piacere, quella in cui magari avete espresso tutto il vostro potenziale e quella che invece ti ha lasciato l'amaro in bocca? Anche a livello personale ti chiedo se pensi di aver dato il tuo 100%. La partita che quest'anno ci ha dato grosse soddisfazioni, secondo me, è quella che abbiamo giocato a Vasto, sì. Comunque giocare in un campo del genere, con una tifoseria del genere,
e andare lì e dare del filo da torcere a una squadra così ambita in questo campionato, comunque è un motivo d'orgoglio, no? Anche per una realtà piccola come Vasto Girardi, è tanta roba. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato a calcio e abbiamo dato del filo da torcere a una squadra sulla carta fortissima, sia a livello di nomi che anche economici, perché io voglio solo dire un certo Esposito, Dos Santos, sono giocatori importantissimi per questa categoria, e andare lì e macinare su tutti i fronti è stato veramente una grande gioia. La partita che ci ha lasciato l'amaro in bocca quest'anno, secondo me, è stata l'Avezzano fuori casa. Abbiamo dominato in lungo e in largo dal primo minuto all'ultimo, però il calcio è fatto di episodi, una palla lunga ti svircola addosso e va a finire in rete, pareggi la partita al 90esimo e purtroppo, ahimè, quella è stata per me una partita che mi ha lasciato l'amaro in bocca, anche perché è stata quella partita che quel gol, diciamo, è stato per mia sfortuna che mi ha deviato e è andata a finire in rete. E mi è dispiaciuto tanto perché poi non abbiamo potuto portare i 3 punti a casa. L'ultima considerazione la lascio fare a te, c'è qualcosa che vuoi dire a tutti coloro che vi sono stati accanto in questa stagione? Se penso di aver dato il 100%, sì, credo di sì. Ma non per presunzione, perché chi mi conosce comunque sa che durante gli allenamenti, anche fuori dagli allenamenti e in campo, penso che mi conoscono. Sono uno che non si tira mai indietro, sono uno che comunque dà sempre il mille per mille per portare, tra virgolette, il pane a casa, in questo caso per portare i punti. Penso che poi sinceramente non tocca a me dare questo giudizio, però in cuor mio so di aver dato sempre il 100% perché è una mia caratteristica, quindi penso di sì. Che dire, ai tifosi posso solo dire un grazie, e specialmente, alle ladies che sia dentro che fuori casa hanno macinato chilometri per seguirci e hanno fatto tanti sacrifici.